Ma consiste in una serie di interventi finanziati da diverse leggi, alcune leggi pronte al finanziamento, altre as che aspettano invece la presentazione dei progetti. In un calcolo approssimativo che abbiamo fatto, si tratta di spendere qualcosa come 136 milioni per l'edilizia scolastica siciliana, soprattutto rivolti ad interventi di adeguamento, di prevenzione del rischio, di adeguamento delle barriere architettoniche. E questo ci sembra un buon contributo, sia per quanto riguarda lo stato delle scuole, ma mi permetto di dire anche per l'economia.